solo una parte è lì attaccato, il resto è nella scarpa. Quindi in modo molto veloce, una volta usciva il gabbiotto, quindi si poteva utilizzare qualsiasi tipo di calzatura, però c'erano molti contro e non pro, perché era una vera e propria trappola. Spesso e volentieri volevi sganciarti, impigliate, potevi cadere. E mentre poi nel passare del tempo hanno inventato questa chiusura che secondo me è eccezionale, che cambia dalla mountain bike alla bici da corsa, perché in bici da corsa abbiamo una tacchetta molto più grande, perché lì si va a imprimere molta più forza, in modo tale, perché lì è basato tutta sulla potenza, sulla cadenza, invece in mountain bike abbiamo necessità di andare a muoverci perché il terreno è sconnesso. Abbiamo non è come la strada, comunque come una pista. Quindi abbiamo bisogno di mobilità, anche se sul pedale della mountain bike possiamo andare a registrare la durezza di questo gioco laterale. Noi comunque lo faremo vedere più avanti, quindi ragazzi io vi invito sempre a rimanere connessi con noi, sempre a seguire i nostri video. E un altro particolare che poi vado a chiudere, passo la parola a Bruno, sta nella differenza di chiusura. Quindi i primi modelli erano proprio a laccio, come una classica scarpa, però c'era l'inconveniente che potevano andarsi a infilare i lacci dentro la corona. Questo è un problema che a me capitava da piccolo, questo è sincero, nelle biciclette avevo i lacci che sembravano molto erano lunghissimi e quindi si andavano ad incastrare e poi negli anni 90, comunque in quegli anni, alla fine anni 90 hanno cominciato, importato dall'America, perché sai in America sono molto avanti da questo punto di vista, con il velcro, quindi con degli strappi a velcro, e poi col tempo si è passato una chiusura a cricchetto praticamente, non a boa, quindi si passava questa flangia di plastica che andava a incastrarsi con dei dentini, che ancora adesso non c'è fascetta di plastica, ancora in uso oggi ed è ancora abbastanza efficiente come chiusura, anzi secondo me anche più robusta del boa, per poi andare a finire la chiusura boa. Poi c'è la differenza delle suole, su questo passo la parola a Bruno, quindi consigli cambiamenti di materiali, differenza delle suole. Abbiamo due tipologie di scarpe, questa rigida, questa è in carbonio, e quella scarponcino, quelle sono le scarpe più usate sulla mountain bike. Diciamo che chi è un ciclista che preferisce scendere poco dalla bici e quindi pedalare tantissimo e non camminare tanto con la scarpa, è preferibile usare questa qua, la scarpa rigida, perché ha una suola rigida e non è progettata per la camminata. Ok. Se prendi quella scarponcino è una scarpa molto diversa. Ha una suola più morbida, sembra una scarpa da trekking, però con un aggancio che è predisposta per l'aggancio sul pedale. Quella scarpa lì, diciamo che riesci anche a camminare e a fare. È un buon puoi usarla anche per il quotidiano, scendi dalla bici, ti vuoi fare una camminata, non la devi usare principalmente solo sulla bici. Puoi anche lasciare. La bici da una parte e farti una camminata con gli amici, come succede spesso quando si ha un'escursione lunga, e si arriva a un certo punto che magari si vuole scendere dalla bici e si vuole camminare un po', e quella è ideale. Io la uso tantissimo quella scarponcino, non la preferisco questa perché l'ho presa per mio figlio. È durata neanche 3 mesi e l'ha distrutto, perché lui cammina tanto. Scende dalla bici e comincia a camminare, a scherzare con gli amici, a destra e a sinistra, e l'ha distrutto. Siccome questo è un consiglio, è uno dei consigli che do a chi si avvicina magari a questo mondo e non sa, non ha esperienza e vorrebbe comprare una scarpa del genere, spendere quelle 70-80 euro e poi trovarsi una scarpa ridotta a pezzi perché non c'è stato nessuno che ti ha consigliato. Noi diamo questo consiglio: se cammini tantissimo dopo la pedalata e tieni la scarpa, non ti cambi la scarpa, insomma, e conviene prendere quella scarponcino e non questa, o viceversa, se poi per una questione estetica anche, ci sono molti ciclisti che sono vanitosi, certo. E quindi preferiscono la scarpa questa qua rigida perché è più bella, e ha più colori, certo. Destra, sinistra, tutte queste cose qua. E che comunque io preferisco quella a scarponcino, ripeto, perché è più funzionale. Poi parliamo dell'aggancio. Sì. L'aggancio è stato progettato in modo molto, molto efficace.
perché questo qua si va ad agganciare ai pedali. Sì. Voi direte, ma io una volta che sono agganciato, se mi succede qualcosa, cosa faccio? Tu farai la cosa più istintiva. Togliere il piede. Togliere il piede. Togliere il piede dai pedali, molti di noi lo tolgono sollevandolo, sì, ma la maggior parte lo tolgono ruotando la caviglia fuori. Quindi questo aggancio qui si sgancia con la caviglia. Una roba di frazione di secondo. È una frazione di secondi, esatto. Quindi la cosa più naturale è fare questo movimento qua e la scarpa si sgancia. Quindi io dico che questo progetto qua è stato il cambiamento dei pedali. Sì, 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 è stato veramente un progetto che ha rivoluzionato il mondo del ciclismo. Quindi abbiamo dato qualche consiglio, sì, abbiamo, sì, detto come potrebbe andare su una scelta di scarpa e secondo me abbiamo messo pure un po' di fango qua, perché se ma noi pensando... amiamo, ci piace l'odore di fango, noi viviamo per questo, noi non, ci, non ci cambia nulla. Ok. Ragazzi, il video finisce qua, naturalmente abbiamo dato delle nozioni generali, poi come al solito quello che abbiamo detto ripetiamo ogni fine video. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, domanda, perplessità, curiosità e volete approfondirla, potete scriverlo nei commenti oppure sulle nostre pagine Instagram, InSport, in.sport.fit, oppure Mai di Martedì, oppure sulle loro pagine che sono Matthew111 e Bruno Bona. Quindi ragazzi, potete tranquillamente scriverla, saranno ben lieti di rispondere alle vostre curiosità. Detto questo, ragazzi, ci rivediamo nel prossimo video. Non lo so che cosa facciamo perché devo controllare la lista di cose da registrare, perché non posso ricordarmi tutto, e vi lascio un buon allenamento da InSport. Ci vediamo! Ciao! Ciao!